La liturgia odierna ci propone il capitolo 15 del Vangelo di Luca, considerato il capitolo della misericordia, che raccoglie tre parabole con le quali Gesù risponde alle mormorazioni degli scribi e dei farisei, che si criticano il suo comportamento e dicono: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Con questi tre racconti Gesù vuole far capire che Dio Padre è il primo ad avere verso i peccatori un atteggiamento accogliente e misericordioso. Dio ha questo atteggiamento. Nella prima parabola, Dio è presentato come un pastore che lascia le 99 pecore per andare in cerca di quella perduta. Nella seconda, è paragonato a una donna che ha perso una moneta e la cerca finché non la trova. Nella terza parabola, Dio è immaginato come un padre che accoglie il figlio che si era allontanato. La figura del padre svela il cuore di Dio, Dio misericordioso manifestato in Gesù. Un elemento comune a queste tre parabole è quello espresso dai verbi che significano gioire insieme, fare festa. Non si parla di fare lutto, si gioisce, si fa festa. Il pastore chiama amici e vicini e dice loro: rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta. La donna chiama le amiche e le vicine dicendo: rallegratevi con me, perché ho trovato la moneta che avevo perduto. Il padre dice all'altro figlio: bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Nelle prime due parabole la gente è posto sulla gioia così incontenibile da doverla condividere con amici e vicini. Nella terza parabola è posto l'accenno sulla festa che parte dal cuore del Padre misericordioso e si espande a tutta la sua casa. Questa festa di Dio per coloro che ritornano a Lui pentiti è quanto mai intonata all'anno giubilare che stiamo vivendo, come invece dice lo stesso termine giubileo, cioè giubilo. Con queste tre parabole Gesù ci presenta il volto vero di Dio, un padre dalle braccia aperte che tratta i peccatori con tenerezza e compassione. La parabola che più commuove a tutti, perché manifesta l'infinito amore di Dio, è quella del padre che stringe a sé, abbraccia il figlio ritrovato. E ciò che colpisce non è tanto la triste storia di un giovane che precipita nel degrado, ma le sue parole decisive: mi alzerò
e andrò da mio padre. La via del ritorno verso casa è la via della speranza e della vita nuova. Dio aspetta sempre il nostro rimetterci in viaggio. Ci attende con pazienza. Ci vede quando ancora siamo lontani. Ci corre incontro. Ci abbraccia. Ci bacia. Ci perdona. Così è Dio. Così è il nostro Padre. E il suo perdono? E il suo perdono cancella il passato e ci rigenera nell'amore. Dimentica il passato. Questa è la debolezza di Dio. Quando ci abbraccia e ci perdona, perde la memoria, non ha memoria. Dimentica il passato. Quando noi peccatori ci convertiamo e ci facciamo ritrovare da Dio, non ci attendono rimproveri e durezze, perché Dio salva, riaccoglie a casa con gioia e fa festa. Gesù stesso nel Vangelo di oggi dice così: vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per 99 giusti, i quali non hanno bisogno di conversione. Vi faccio una domanda. Avete mai pensato che ogni volta che ci accostiamo al confessionale c'è gioia e festa nel cielo? Avete pensato a questo? Ebbene, questo ci infonde grande speranza, perché non c'è peccato in cui siamo caduti da cui con la grazia di Dio non possiamo risorgere. Non c'è una persona irrecuperabile, nessuno è irrecuperabile. Perché Dio non smette mai di volere il nostro bene, anche quando pecchiamo. La Vergine Maria, rifugio dei peccatori, faccia scaturire nei nostri cuori la fiducia che si accetta nel cuore del Signore proprio. Mi alzerò, andrò da mio padre e dirò: padre, ho peccato. Per questa strada noi possiamo dare gioia a Dio, e la sua gioia può diventare la sua e la nostra festa. Angelus Domini, Lux Avis Maria, et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, grazia plena, Domini tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae, amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tui. Ave Maria, grazia plena, Domini tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae, amen. Caro Fatima, la verità di
cari fratelli e sorelle, vorrei invitare una speciale preghiera per il Gabon, che sta attraversando un momento di grave crisi politica. Affido al Signore le vittime degli scontri e i loro familiari. Mi associo ai vescovi di quel caro paese africano per invitare le parti a rifiutare ogni violenza e ad avere sempre come obiettivo il bene comune. Incoraggio tutti, in particolare i cattolici, a essere costruttori di pace nel rispetto della legalità, nel dialogo e nella fraternità. Oggi a Karaganda, in Kazakistan, viene proclamato beato Ladislao Bukovinsky, sacerdote e parroco, perseguitato per la sua fede. Quanto ha sofferto quest'uomo? Quanto? Nella sua vita anche ha dimostrato sempre grande amore ai più deboli e bisognosi, e la sua testimonianza appare come un condensato delle opere di misericordia spirituali e corporale. Saluto con affetto tutti voi, romani e pellegrini provenienti da diversi paesi. Le famiglie, i gruppi parrocchiali e le associazioni. Saluto i fedeli della Romania, quelli della diocesi di Ferrara Comacchio, il movimento Fides Vita, i gruppi di Venezia, Colonia Veneta, Caprino Veronese, Serravalle Scrivia e Novara, come pure i ciclisti venuti da Borgo Valditaro e i ragazzi della Cressima di Rocco San Buccetto. A tutti auguro una buona domenica e per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. Oggi in piazza c'è la prevalenza di ragazzi, di giovani, perché dicevo prima, ieri hanno partecipato al loro giubileo, compreso la Nazione Cattolica. Allora,